assegnare i premi a Michele Di Maio, che avrei preso una posizione netta, coraggiosa e fondamentale contro la poderosa speculazione energetica attualmente in atto ai danni del nostro territorio. Una spaventosa devastazione ambientale che va dal petrolio all'oro selvaggio, dagli elettrodotti alle centrali di appunto. Questa è una meritoria lotta di dignità, il rispetto del futuro che merita la nostra figlia. Grazie a tutti e chiedo scusa per non andare a lavoro. Ciao, grazie. L'associazione Infermini aveva l'amministrazione comunale di Gisano di San Domenico, nella figura del sindaco Carmine De Angelis, per aver ridotto le spese dell'ente comunale, operando reali tagli agli sprechi, per aver applicato il criterio di trasparenza, per aver favorito la partecipazione, avendo la giusta considerazione dei giovani e delle associazioni, per aver investito in cultura a favore della valorizzazione dello sviluppo sano del comune di Gisano di San Domenico. Grazie, Carlo. L'associazione Infermini aveva l'associazione Astrea di Gesualdo, nella figura del presidente Rocco Savino, che aveva costruito una comunità di giovani lupi che amano e rispettano il proprio territorio, credendosi allo scopo di prendere il loro comando. Il successo di Sapere e Sapori è dimostrazione di passione, competenza ed unità, la risposta più bella allo scempio prospettato dalle installazioni petrolifere è proprio questo, esempio di dedizione e legame con la propria terra, da parte di ragazzi e ragazze valorosi. Grazie. L'associazione Infermini aveva il comitato cuore nella figura del presidente avvocato Vito Nicola Cicchetti, per aver combattuto da sempre le potentissime multinazionali dell'eolico, spesso associate alla malavita organizzata, che hanno messo in campo tutti i loro mezzi per sfruttare e distruggere la nostra Irpinia. I parchi eolici bloccati grazie all'opposizione del Comitato Moria sono un vanto per l'intero territorio, il cui orgoglio è riconoscersi in persone oneste e coraggiose come queste. L'associazione Irpinia aveva l'amministrazione comunale di Monteverde, nella figura del sindaco Francesco Ricciardi, per aver lavorato lacrimente alla promozione di Monteverde attraverso la valorizzazione delle sue eccellenze nel pieno rispetto della sua vocazione. Risultati concreti, tra cui la vittoria del secondo borgo più bello d'Italia, con gli oltre 50.000 visitatori di quest'estate, hanno generato uno sviluppo turistico, culturale ed economico che merita di essere indicato come esempio da seguire. Grazie signori. Grazie a tutti i partecipanti e concludo dicendo che proprio pochi giorni fa, ricordo ancora che c'è il Carmasciano e il Greco di Tufo che aspettano tutti voi un assaggio delle nostre eccellenze gastronomiche, e io vorrei ricordare che in questi giorni il mio migliore amico è andato via, è dovuto andare in America, Roberto. Quella sera io ho pianto, pochi giorni fa, perché purtroppo non ci danno prospettiva, non ci danno possibilità di sviluppo, di lavoro. Ho versato molte lacrime e quella giornata, ascoltando il padre di un altro nostro amico che ci diceva che purtroppo qua non c'è niente, qua non c'è sviluppo, qua non c'è prospettiva. E lo stesso giorno, prima che partisse, siamo andati in montagna, siamo andati insieme a raccogliere i funghi. La sera abbiamo mangiato insieme, abbiamo suonato la fisarmonica insieme, la tarantella, e io penso che invece non è corretto dire che qua non c'è niente, qua c'è tutto, spetta a noi riconoscerlo. Grazie.